Per questa puntata di Vite da Campioni ci siamo trasferiti al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito per conoscere insieme una campionessa pronta a partire per Londra 2012. Lascio a dire a te il tuo cognome perché lo pronunci meglio, Eva. Eva Lechno. Allora, pronta a partire per questa avventura, ma io voglio tornare un attimo indietro e capire quando ti sei appassionata al tuo sport, che è il ciclismo. Ma mi sono appassionato adesso già 10 anni fa, con 16 anni ho iniziato, e ho iniziato nella categoria allieve e poi pian pianino mi sono rientrata anche a livello alto e adesso sono già 10 anni che pratico questo sport. Non solo mountain bike ma anche su strada. Sì, ho fatto qualche gara su strada e anche qualche gara nel ciclocross, che è la disciplina dell'inverno. E queste due, a parte della mountain bike, faccio più che altro come preparazione. Una Olimpiade già l'hai vissuta, quella a Pechino 2008, che ricordi porti di quei giochi? Ma sono stato più i giochi per fare un po' di esperienza, perché la gara non è andata così come me l'aspettavo, avevo una giornata un po' di no, ma comunque è stato un bello Olimpiade per me, a vedere tutta quella cosa, il villaggio olimpico e le cerimonie e tutto quanto. È stata un'esperienza bellissima. Invece sarà un'esperienza del tutto diversa quella di Londra 2012, perché ci arrivi comunque con una serie di titoli che hai conquistato in questi anni. Sì, esatto, la cosa qua è molto diversa, perché negli ultimi 4 anni sono riuscito a fare delle risultati più importanti e così anche la gara olimpica diventa più importante che quella di Pechino. Qual è il risultato agonistico che hai conquistato, a quale sei più legata? Ma adesso negli ultimi anni, praticamente nel 2010 sono riuscito a vincere la mia prima prova di Coppa del Mondo, poi sono arrivata terza nella Coppa del Mondo assoluta e anche l'anno scorso sono riuscito a fare dei piazzamenti in Coppa e il risultato più importante è stata la medaglia di bronzo ai campionati mondiali dell'anno scorso in Svizzera. Ti posso chiedere com'è la concorrenza in Italia per quanto riguarda la tua disciplina? Ma in Italia infatti sono al momento l'unica di quelle ad alto livello. Il fatto di essere l'unica italiana così forte nella tua disciplina è un punto di forza o di debolezza? Ma il punto forte è quello che sono già qualificata da un po' e per quello mi riesco a prepararmi bene. Magari il punto debole è l'unico che magari se sarà un'altra ragazza forte magari c'è più concorrenza. Sì, c'è più concorrenza, però per me è sempre più o meno stato così, che ero sempre la più forte e l'unica in Italia, perché non c'erano tanti e per quello sono abituata così. Ma comunque ce l'ho abbastanza concorrenza a livello internazionale per quello. Quando hai
hai scelto, come hai scelto di gareggiare in bicicletta? È stato un amore a prima vista? Te l'ha consigliato qualcuno? Oppure semplicemente andando in bici ti sei così tanto appassionata? Come è accaduto? Ma praticamente io ho cercato uno sport che potevo praticare a livello agonistico e per quello ho provato certi tipi di sport, però non ho mai trovato uno che mi piaceva. E poi ad un certo punto ho comprato anche la mia prima mountain bike con i miei soldi che ho guadagnato in estate lavorando e lì dove ho comprato la bici ho conosciuto un allenatore che ha detto ma vieni fuori con me e provi questo sport e così sono uscito con loro, mi piacevo dal primo momento. Sì, a quel periodo non sapevo neanche che esistono le gare di mountain bike e per quello poi infatti mi sono innamorato subito di quello sport e ero subito sì, appassionata. Tanti tifano per te, hanno grandi pressioni e grandi obiettivi per quanto riguarda Londra 2012. Il tuo obiettivo qual è? Cosa ti senti? Ma io il mio sogno sicuramente è quello di tornare a casa con una medaglia, però l'obiettivo è quello di fare una gara, di dare il meglio nella mia gara e di cercare di, anche se va male, di sempre di dare il meglio mio e di fare una bella gara. C'è tempo e spazio per le tue passioni nella tua vita oltre che per la bicicletta? Sì, oltre alla bici ci sono i miei cavalli, ne ho due a casa, cavalli arabi e quella è la seconda passione che ne ho. E non hai pensato di darti all'equitazione? Era un sogno da piccola, volevo sempre fare il fantino, e, sì, però non... C'è sempre tempo però. Sì, c'è sempre tempo perché quello si può fare ancora dopo. L'ho provato anche una volta sulla pista di Merano. E com'era andata? Mi piaceva molto. Sì, chissà cosa arriva nel futuro. Allora, o fantina o campionessa di mountain bike, comunque il tuo futuro mi pare legato allo sport. Penso di sì, almeno fino per i prossimi anni sicuramente. Allora, tanti in bocca al lupo per la tua avventura a Londra. Mi raccomando, rappresenti i nostri colori azzurri, quindi vinci per noi anche. Va bene. L'appuntamento con Vite da Campione per la prossima settimana. Arrivederci a tutti. It's untrue.